Il Teramo per cancellare un disastroso dicembre arriva al Benelli di Pesaro con diverse novità arrivate dal mercato. De Grazia, Mordini e Kodromaz subito titolari nel confermatissimo 4-3-3 marchio di fabbrica di Federico Guidi. Lì davanti i soliti Malotti, Bernardotto e Rosso, Mungo, Arrigoni e appunto De Grazia sulla mediana. Banchini sceglie il 3-4-1-2 con De Respinis in panca e Marcandella classico rifinitore tra le linee. Pronti via e il Teramo passa. Appena due giri di lancette e De Grazia indirizza subito il match. Sulla sinistra sfondano Mungo e Mordini. Quest'ultimo vede l'inserimento del 23, che fredda l'incolpevole Farroni. Il Teramo gestisce bene il vantaggio, con i padroni di casa impotenti o quasi. Solo dalla distanza l'Avis Pesaro prova a far male. Al 18esimo, dagli sviluppi di un corner, Marcandella cerca lo specchio. La sfera va fuori di molto, senza creare grattacapi a Perrucchini. Passano 5 minuti e stavolta è il turno di Coppola. Il tiro deviato finisce in angolo. Il Teramo dietro non sbaglia nulla, agevolato dall'ottimo filtro dei centrocampisti. Davanti ci si affida al solito combattente Bernardotto, che poco dopo la mezz'ora sforna una prodezza da vedere e rivedere. La punizione di Arrigoni cade sul destro fatato del bomber biancorosso, che con l'esterno al volo manda in visibilio Guidi e Co. Il Teramo è padrone del campo, al cospetto di un Avis Pesaro incapace di rialzare la testa. Prima del riposo, addirittura, è il Teramo a sfiorare il tris. Al 41esimo, il pallonetto di De Grazia lambisce il palo, con Farroni ormai battuto. Ad inizio secondo tempo, subito cambi per Mister Bianchini. Piccinini e De Respinis sostituiscono gli spenti Manetta e Accursi. De Respinis si fa subito pericoloso al 54esimo. Il break di Marcandella fa sbandare la difesa abruzzese, ma sul tiro del neoentrato è bravo Perucchini nel bloccare in tuffo l'insidia. Nemmeno 10 minuti e Perucchini conferma di essere portiere pronto. Stavolta il neoentrato a quadro, ex Robursiena, a tentare la conclusione di testa. Il numero 1 risponde presente, con gli applausi di Guidi ad apprezzare l'intervento. Girandola di cambi negli ultimi 20 minuti, il Teramo punta al controllo, con la benzina che fisiologicamente comincia a scarseggiare. L'Avis ci prova ancora con Marcandella, ma il destro è troppo defilato, con Perucchini che osserva la traiettoria senza patemi. Poi il vivace a quadro tenta l'Eurogol al volo, ma di buono c'è solo l'intenzione. Gli ultimi minuti, compreso il recupero, servono solamente al direttore di gara per mostrare il rosso a Cusumano, evidentemente colpevole di qualche parolina di troppo, causa nervosismo palese. Il Teramo sbanca il Benelli dopo 3 sconfitte consecutive e bagna il nuovo anno con una prestazione ottimale. Ora la classifica si fa meno pesante, con un 14° posto che manderebbe i biancorossi fuori dalla griglia play-out. Ma guai a rilassarsi, domenica c'è un'altra trasferta con una diretta avversaria. Si va a Imola e lì storicamente, anche se parliamo di un altro sport, bisogna correre senza sbandare.